Questo video ti insegnerà ad applicare facilmente le pellicole reflective. Avrai bisogno di un vaporizzatore pieno di acqua saponosa senza alcol, di una spatola, di un taglierino, di un raschietto e di un rotolo di nastro adesivo. Il metodo descritto qui è valido per tutte le pellicole reflective. La pellicola deve essere applicata su una superficie perfettamente pulita. Pulisci il vetro con l'acqua saponosa e la spatola, poi passa il raschietto con un gesto continuo. Taglia un pezzo di pellicola leggermente più grande di quello del vetro. Incolla due pezzi di nastro adesivo, uno davanti all'altro, in un angolo della pellicola. Ti permetteranno di separare facilmente lo strato protettivo per vedere da che lato si trova l'adesivo. Vaporizza l'acqua saponosa sul vetro, ti servirà da supporto, e stendici sopra la pellicola, con il lato adesivo verso di te. L'acqua impedirà alla pellicola di cadere. Grazie ai due pezzi di nastro adesivo, ritira lo strato protettivo tirandolo alla verticale, verso il basso del vetro. Inumidisci abbondantemente il lato adesivo con acqua saponosa. Capovolgi la pellicola e applica il lato adesivo sul vetro. L'acqua saponosa ti permetterà di farla scivolare per disporla correttamente. Vaporizza un po' d'acqua in modo da far ben scivolare la spatola durante l'applicazione finale. Passa la spatola per espellere l'acqua intrappolata tra la pellicola e il vetro. Inizia sempre dall'alto, spingendo la spatola dal centro verso l'esterno. Per mezzo di un righello o di una guida, taglia i bordi a delle dimensioni inferiori di circa un millimetro rispetto a quelle del vetro, in modo che la pellicola non tocchi l'intelaiatura. Passa di nuovo la spatola se necessario e asciuga bene i bordi. L'applicazione della tua pellicola reflective è finita. Per i vetri di grandi dimensioni, fai dei raccordi applicando i pezzi di pellicola bordo contro bordo, senza sovrapporli. In questo modo, le giunture saranno invisibili.